Allora, mister, forse un risultato sullo 0-0 sarebbe stato più giusto visto quello che è successo in campo, ma l'occasione, come si dice, fa alla fine la differenza. A noi ci è capitato per 2 settimane di seguito di meritare qualcosa in più o di non meritare la sconfitta e poi siamo usciti a mani vuote dal campo. Il calcio è anche questo, anche se devo annotare che Narciso non ha mai fatto una parata. Probabilmente le due squadre si sono molto equivalse, però tutto sommato non mi sento di dire che il Foggia abbia demeritato. Al di là della prestazione, il Foggia è incerottato, 2 squalificati, D'Angelo all'ultimo momento recuperato, comunque una buona prestazione da parte dei suoi. Ma i miei hanno dato innanzitutto una risposta positiva contro una squadra che ha sicuramente aiutato per via delle motivazioni, per via del percorso che sta facendo, una squadra ben compatta, composta da giocatori importanti, organizzata, quindi quale prova migliore per riprendere a camminare sulla strada che avevamo leggermente abbandonato. Come ha visto il Cosenza oggi? Ma il Cosenza è una costante, nel senso che difficilmente sbaglia partite. Per metterlo in difficoltà bisogna che di fronte ci sia una squadra importante, noi l'abbiamo fatto e sta facendo il suo cammino, è un incidente di percorso che però è contemplato all'interno di un campionato. Secondo me la quota della salvezza è già raggiunta a 43 punti? Ma per il Cosenza probabilmente sì, per noi non lo so, credo ancora di no. Però. Grazie. Prego.